Sta per iniziare la gara che vede di fronte oggi Pro Palinuro e Gregoriana. Si gioca per la 23esima giornata del campionato di prima categoria, girone H. Inizia in questo momento la partita, sicuramente cercherà la battuta a rete e col tiro molto forte di Luca, poi c'è qualche difficoltà per il portiere che si fa sfuggire la palla, interviene sotto porta Dinca che era appostato dove è arrivata la palla e l'ha messa in rete. Dunque sblocca il punteggio il Pro Palinuro nel corso del 25esimo minuto del primo tempo, segna Dinca, lancio centrale di Luca, ecco ancora Dinca che ruba la palla ai difensori e mette in rete il 2-0, opportunista ancora una volta, velocissimo Dinca che ha recuperato palla in mezzo a due difensori e ha realizzato il gol del 2-0 nel corso del 27esimo minuto del primo tempo. Dunque doppietta di Dinca, Di Luca, il tiro di Di Luca e palla in rete. Dunque 3-0, una traiettoria della palla che ha ingannato il portiere Scaglione, palla che si è infilata in rete, dunque segna al 33esimo minuto, direttamente sul calcio di punizione Di Luca, Alfonso Speranza, Antonio Di Luca, ferma di petto, grande giocata con il tacco su Vincenzo Merola che supera un avversario, entra in area, mette il pallone in mezzo e poi interviene Ramondo, Ramondo Giuseppe che realizza il gol che, devo dire la verità, aveva previsto prima della partita. Ramondo è venuto vicino, ha detto oggi faccio gol. E beh, Ramondo ha realizzato il gol, ha mantenuto la promessa. Agresta in direzione di Dinca, ancora Dinca che ferma la palla, Dinca che mette in rete il 5-0 quando siamo al 21esimo minuto del secondo tempo, segna ancora Dinca, dunque tripletta dell'attaccante del Pro Palinuro, un'azione caparbia di Dinca che ha recuperato palla, un rimpallo poi lo ha favorito e di potenza ha messo la palla alle spalle di Scaglione. 5-0, tanto c'è Panasiek che arriva in area, grande parata da parte di Tancredi e poi c'è il gol della bandiera da parte della Gregoriana. Esattamente al 29esimo minuto la Gregoriana accorcia le distanze, in primo momento era stato Panasiak a cercare di mettere la palla in rete ma fa davvero una grande parata Tancredi, poi sulla ribattuta è stato Paglia a mettere la palla in rete. Risultato finale 5-1 del Pro Palinuro sulla Gregoriana. Allora mister Cammarano, si torna alla vittoria e naturalmente la speranza è quella di agguantare un posto nei playoff. Sì, oggi abbiamo vinto, diciamo che era una partita da vincere proprio perché per sperare ai primi quattro posti per i playoff, che sarebbe, ripeto, un enorme successo per il primo anno del Pro Palinuro. E quindi è andata bene, se poi abbiamo sbloccato il risultato, si è messa subito bene la partita, poi si sono un po' rilassati, ma comunque penso che non c'è stata storia per questa partita. Ora abbiamo due settimane di riposo, poi riprenderemo con il derby con il Marina e quindi speriamo di fare risultati per poter continuare a sperare in questo sogno meraviglioso. Anche perché ora la squadra è al completo, una rosa che fa sperare appunto per il prosieguo. Ma quello che ci ha penalizzato in questo campionato è stato soprattutto questo, le troppe assenze che abbiamo dovuto sopportare, però penso che già dalla prossima recuperiamo un po' di persone che rientrano e quindi l'organico dovrebbe essere quasi al completo, e quando è al completo già è tutta un'altra storia e quindi speriamo di fare bene per proseguire questo campionato. Siamo con Francesco Menza, allenatore della Gregoriana. Beh, una partita difficile oggi, e un risultato che vi penalizza forse più del dovuto, però una squadra giovane, insomma la società si prepara per il futuro, tanti giovani in campo che, come si dice, si stanno facendo le ossa per un futuro, insomma, da protagonisti. Tanti giovani e tutti di San Gregorio Magno, questa è una cosa che ci rende onore. Ovviamente sappiamo che bisogna fare dei sacrifici, ne siamo consapevoli, abbiamo iniziato questo progetto l'anno scorso, cerchiamo di andare avanti,
per costruire qualcosa di positivo in futuro. Io sono fiducioso, ovvio, non si può avere tutto e subito, bisogna avere pazienza. Penso che negli anni prossimi ci toglieremo tante soddisfazioni. Intanto cerchiamo di centrare il nostro obiettivo, che è la salvezza. Una squadra però che in casa si esprime al meglio. Ecco, qual è la difficoltà di giocare fuori casa, dove sono stati pochi risultati positivi? Secondo me la difficoltà è mentale, proprio dovuta al fatto che sono giovani. In casa riescono ad avere una sicurezza che non hanno fuori casa. Noi abbiamo giocato proprio domenica scorsa con il Cannalonga, che aveva la possibilità di vincendo di andare in testa alla classifica, e li abbiamo messi davvero in difficoltà. Purtroppo dispiace non vedere la stessa grinta e atteggiamento fuori casa, però quando una squadra è giovane questi sono pericoli da correre, diciamo. Dobbiamo migliorare anche in questo, soprattutto nella mentalità. Vediamo, lavoreremo in settimana come abbiamo sempre fatto e cercheremo di esprimere anche fuori casa quello che riusciamo a esprimere in casa. Oggi abbiamo davvero demeritato, il Palinuro ha fatto una grandissima partita e ha meritato l'intera posta in palio.